c'era questo appiglio molto bello. Un gioco mentre volevo dire, fatemi dire questa cosa che è bella, sicuramente conoscete tutti, ma qui mi rivolgo a Musumeci, anticorrente. Sì, oh, eccolo là, oh, purtroppo non lo so, leggende Sicilia, io ricordo Massacro Lorenzi tanti anni fa all'Antenna Sicilia, non abbiamo difficoltà a dirlo, avevo lo spazio più o meno prima del telegiornale delle 8:30 circa, che poi era uno spazio quotidiano all'incirca di 5 minuti ed era, io lo seguivo veramente con un interesse straordinario, perché ho il proverbio, ho la parola, o quello che era, lui ti spiegava in 5 minuti, 4 minuti, quindi un flash, le origini, perché, per cosa e come mai si diceva più o meno in quella maniera. Però la crisi per me nasce, mi metto sempre i panni, perché noi parliamo di siciliano, poi di spaccettatori ci parleremo in Catania di Messina, ma poi se andiamo da Messina a 10 km di distanza già cambia il mondo, se andiamo... Quanti siciliani ci sono? Oh, ma certo, no? 10 milioni circa nel mondo? No, di abitanti, di 5. Ah, diciamo che come ogni siciliano è un dialetto, anche con italiano. Sì, con tutti. E questo voglio dire una cosa su Messina, per esempio, cioè la nostra birra, il nostro orgoglio, no? Io magari preferisco, perché so che comunque comprando la birra del sole, non voglio fare una pubblicità, però è un legame col territorio, cioè alla fine lascio... Ma mi state mettendo in crisi con queste cuffie però, perché io il microfono è aperto, la cuffia deve stare ferma, perché sennò sentiamo terremoti che non dobbiamo sentire. Sembra cambiarmi in 3 secondi e mi mettete in crisi, vi prego, solo adesso, poi nella pubblicità cambiamo, perché sennò non riesco a seguirli tu. E allora diceva Gianluca, stavo dicendo che appunto comprare chiuso il microfono e poi quando parlate non mi sentiamo. Comprare il prodotto locale significa comunque muovere la nostra economia, cioè porto l'esempio della birra del sole che comunque è conosciuta più a Messina, perché se noi tutti in Messina comprassimo la birra del sole, cioè magari l'azienda deve comunque ampliare il suo stabilimento e quindi assumere altri lavoratori. E questa è la vecchia storia. E nei supermercati è difficile anche trovarla, certi supermercati, in certi pub non la portano perché comunque non c'è la birra del sole, ma capito, prendere l'Heineken oppure una birra, che ci può stare un'altra birra, però cioè io da messinese vorrei andare in tutti i pub a Messina e avere la possibilità di bermi la birra della mia città, cioè è ovviamente un questione di orgoglio, ma questa è anche l'economia, orgoglio, economia, se c'è cantate vorrei dire, ma l'unica femminuccia, fatela parlare, io è da tempo, che quando vado a fare la spesa, vedo un sacco di tempo nei supermercati, perché li leggo tutte le etichette, cioè le etichette che c'è scritto provenienza Italia, però poi sotto c'è scritto Siracusa, la compro, provenienza, che ne so, ecco, l'importante è che io compro le cose prodotte da noi, devo dire la verità, vedi altre spese noi, c'è la scritta, compro siciliano, quindi trovi le verdure che sono state prodotte. Non dimentichiamoci che il nostro paese in genere, forse noi siamo un po' esterofili, non lo so a che punto adesso, ma in passato c'era un'esterofilia che era... Sì, vabbè, era una tendenza, no? Fortunatamente c'è questa forma di revanchismo, quindi se si torna alle origini, perché stiamo cominciando ad apprezzarci, a volerci... Infatti, non c'è bisogno che noi andiamo alle Maldive, ce l'abbiamo qua. Noi abbiamo le specie di olio, le egari, ce l'abbiamo, se le agricole sono... Io devo dire una cosa, in chiusura poi passo la parola a Salvo e ti dare tanto per dire qualcosa. Vi voglio ringraziare veramente. No, perché siamo qui per lavorare. No, dico perché della vostra cortesia. Voglio dire, veramente, scopriamo la Sicilia anche dal punto di vista turistico. Non c'è bisogno che andiamo, che ne so, sul Mar Rosso, quando noi abbiamo un mare mediterraneo splendido, mi riferisco forse alla costa sud della Sicilia, la zona del castello di Falconara, dove c'è un mare, c'è il mare africano, veramente, quando Pirandello dice che da lì, da casa sua, vedeva il mare africano, ecco, è un mare di vasto colore. Purtroppo non conosciamo la nostra stessa città, che è un po' più piccola, la nostra stessa città, di io... concludo, sono detto solo di Barcellona, sono comunque a Castrovreale Montagna, che da differire da Terme di Viatore, che una volta era era un'attrazione di Castrovreale era una grande città, la bellissima Artemisia, e poi diventò Castra perché Castrum, accampamento del re, perché gli fu data una torre distruttore da
li vorrei invitare a venire in agosto, il 23, il 24 e il 25, dove c'è una bellissima processione che, ve lo dico, si dice nella nostra lingua, Du Signore Lord.